questa centralina costa solo 20 euro. 20 euro per una centralina. È possibile? Ebbene sì. È piccolissima, è tenerissima, ma funziona. Funziona molto bene e in questo video vi farò vedere come usarla. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Pirotecnica La Torretta. Io sono Nico e lui è Samu. Ormai ci conoscete troppo bene. Siamo qua perché... Non riesco a non ridere. Qua oggi abbiamo anche il nostro aiutante off camera. Bella raga! Dave. E stiamo facendo un po' di cose che adesso scoprirete poi sul canale. È stata un'intro un po' particolare, non è venuta neanche uscita benissimo, ma noi la... Ci piacciono le intro cazzone. Vai, dai, spiega cos'è questa roba qua. Va bene, andremo a provare questa piccola centralina pirotecnica, ragazzi. Costa solo 20 euro, ma funziona benissimo. Ha soltanto 4 canali. Vediamo. Ah sì, scusatemi. Magari fa schifo. Esatto. Non credetemi sulla parola. Di base so dirvi che costa poco. Quanti canali ha? 4. 4, ok. Non ci sta. È da festicciola. Sì, sì. Da festicciola, non volete spendere troppo. Naturalmente vi viene senza accenditori, quindi avete un telecomandino che quanto è tenero questo telecomandino con anche il portachiavi. Ma poi è un po' da terrorista, no? Bella l'antenna! L'antenna è veramente... Sì, non... Che portata ha, si sa? Non lo voglio sapere. Okay. Diciamo che è una cosa che non dovete far vedere, perché potrebbero sfottervi un po' per questo telecomando. Non capisco il senso del portachiavi. Cioè, tipo per il terrorista perfetto, me lo tengo sempre pronto quando c'è l'autobomba in zona. Magari dai, per chi ci lavora, le festicciole, cose per non perderlo mentre prepara, se lo attacca. Ci sta, o magari è talmente piccolo che lo perdi ovunque. E il modulo di tiro che avete qua, questo è l'accenditore, l'igniter, ecco, quello da cui parte il segnale elettrico, che poi accende i prodotti. Si accende qua di lato, naturalmente dovete metterci le pile prima, si accende di lato, lo accendiamo, tec. E fa tutte le lucine, significa che è acceso, dopodiché si alza la piccola antennina e siamo pronti a collegare i vari prodotti. Adesso prenderemo 4 prodotti un po' a random. Bene ragazzi, adesso andiamo a collegare gli accenditori elettrici alla piccola centralina a 4 canali. Yes. Noi abbiamo questi accenditori blu, li abbiamo presi dal sito FX Music, che a quanto pare vende anche roba di pirotecnica. Quanti ne ho presi? 1, 2, 4, perfetto, 4 accenditori, costano veramente molto poco e mi sto trovando bene. Ma Samu, sai cosa possiamo fare visto che abbiamo la centralina e possiamo distanziarci nel buio? Andare a ficcarlo un po' là qui. Seguici, Cams. Andiamo, se non fa luce, anche perché senza luce andiamo da qua. Questo rischiamo a morte. Non so, sarò... Ma va bene anche qua, sì. Ok, lasciamo a terra la centralina e andiamo a collegare i vari canali. Sì, avvicinati pure. Allora, questo è classico, ragazzi. Un filo va nel rosso e un filo va nel nero. Quale nel rosso e quale nel nero? Non frega niente a nessuno. Non frega. Oh. Che ansia, mi state guardando? Non frega assolutamente niente a nessuno cosa mettete dove, perché tanto sono solo fili contatti di rami, servono solo a trasmettere una scarica elettrica. Poi come al solito diamo una tiratina piano per vedere che... Per controllare che siano attaccati bene. Guarda, sai cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Li allunghiamo. E li mettiamo distanziati. Sì, assolutamente. E accendia. Qua anche l'ultimo. Lo vedete ragazzi, è semplicissimo. Consiglio che vi do: accendete la centralina alla fine, perché se ci sono trasmettitori vicini potrebbero farvi interferenza. Poi aprite la mollettina, infilate dentro la miccia, così boom, boom. E avete l'autismo assicurato. Ah no, forse è corretto. E avete il petardino collegato. Boom boom. Siamo tutti collegati? Stanno più o meno vagamente su. Torniamo in postazione. Esatto, tiriamo su l'antenna per sapere. Vai, accendi. Non l'abbiamo accesa. E facciamo ripartire in faccia a Nico. Aspetta, devo fare...
telecomandino alla mano, ogni tasto ha una lettera, A, B, C, D, sono i quattro canali. Andiamo con A, eccolo là che è partito, B, C e D, ci siamo, fantastico! Adù raga! Puzzolino! Dovremmo tenerli tipo per tutta la serata per avere la luce in questo posto. Inquadra un po' il posto, Jesse, guarda un po' questo posto. Metti un po' di là di qua, un po' di ansietta però. Stiamo bello sereno, guardatelo lì, bello sereno, fai video. Non ne frega niente. Vabbè, ma parliamo di questi photo flash, boom boom, scesi con la pirot... Oh, comunque la centralina, Sam, nonostante i suoi 20 euro, gran figata. Per costare 20 euro questa centralina è un'istissima. Photo flash frate. Ma per 20 euro gli vale assolutamente sempre lì, quindi abbiamo fatto partire il terreno, quindi qua due punti e gli altri due finish. Vieni. Ok. Bene ragazzi, una volta sparato staccate semplicemente gli accenditori, dopo aver spento la centralina naturalmente. Questi non sono altro che smaltimento. C'è chi dice che si possono riutilizzare e probabilmente ancora uno o due utilizzi ce li avrebbero. Alcuni accenditori riuscite a fare anche due o tre accensioni, ma io vi sconsiglio di farlo perché diventano molto meno sicuri e molto meno probabile che la resistenza elettrica riesca ancora a darvi un'accensione pulita, quindi c'è la probabilità veramente alta che abbiate problemi durante lo spettacolo. Okay. E non è bello. Conclusion. Vai. Ok, che mi dici di questa centralina da 20 euro? Super approvata, infatti me la porto a casa io. Ciao Samu. Ma tanto io sono 20 canali. Devo dire 20 euro forse la prenderai, sì, così. Onesta. Me la prendo. E faccio un po' il figo quando vado a preparare, sì. 3-4 batterie. Tec. Faccio parte dei miei amici, dico anche ai miei amici, chi è che fa tipo a figo? Io. Metti il petardo dietro. Questo la tagliamo, questo lo tagliamo, andiamo avanti. No, bella, dai. Sì, è onesta. Guarda che l'hai presa? Sarro. Ah, il buon sarro. Alla fine, se anche devi prendere solo questa, 25 euro, metti che ti prendi qualche accenditore, con 50 euro c'hai la centralina e tanti accenditori da fare 4 o 5 spettacoli facili. Bravo Sarro, bravo. Sì, sì, bella bella centralina. Io la prenderei in considerazione, ragazzi. Se anche avete budget basso, almeno potete gustarvi i fuochi dalla distanza. Tutto sommato è un prodotto economico, facile da usare, va a batterie, quindi davvero nulla di che come spesa. E l'avete visto, si fa tutto in un attimo e vi godete i fuochi molto di più. Sì, niente più da dire. Super approvato, provatelo, fateci sapere se vi... come vi siete trovati voi con questa centralina. E... direi che ci vediamo alla prossima. Alla prossima, ciao ragazzi.